L'attenzione sul profilo ambientale resta alta. La Capitaneria di Porto di Salerno è impegnata con scadenza quotidiana nei controlli in tutto il territorio salernitano. Dalla Piana del Sele, dove la scorsa settimana sono finiti sotto la lente di ingrandimento il fiume Sele, Calore, il Rio Lama, nel corso di un'attività mirata alla repressione degli illeciti sversamenti di liquami nei corsi d'acqua, con particolare attenzione alle aziende agricole e zootecniche. Passando per l'area di Ponte Cagnano Eboli, dove lo scorso fine settimana sono giunte segnalazioni di probabili fonti inquinati, fino ad arrivare all'area dell'Agro. A Nocera, come in altri punti attraversati dal fiume Sarno e dai suoi affluenti, eseguiti prelievi di campioni di acqua su disposizione della Procura di Torre Annunziata, area del Napoletano in cui insiste proprio la foce del fiume Sarno. Il fine in ogni intervento, dall'area sud a quella nord, è quello di contrastare l'inquinamento di mare e fiumi. Il territorio del Comando Provinciale di Salerno è di 240 km di costa. Ci abbiamo la costiera amalfitana e la costiera cilentana, due perle che quindi sotto il profilo ambientale devono sicuramente essere tutelate, quindi ci mancherebbe se non bisogna mantenere massima l'attenzione. Abbiamo 18 mezzi in mare che lunghi 240 km di costa tutti i giorni monitorizzano il territorio e 80 uomini che tutti i giorni pattugliano la costa.